Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ritorniamo dopo un bel po' di tempo con un video analisi. Perché stamattina sorprendentemente è uscito Drake farmabile. Vabbè, ok, ci sta. Forma ibrida. Qua prendiamo i nostri vari login bonus. Qui tra l'altro sono uscite anche due medaglie evento di Kobe e del Meppo, che sono medaglie evento che si concentrano molto sulla skill 2, non sembrano malvagie, però comunque sono medaglie evento, quindi essendo limitate vanno farmate a prescindere. Ma detto ciò, torniamo al protagonista di questo video che è Drake farmabile attaccante blu. Beh raga, allora, ovvio che, cioè, è inutile girarci intorno, è un PG da non pullare visto il periodo in cui siamo. Però, essendo farmabile, lo si potrà prendere piano piano con lo shop. E farmandolo piano piano con lo shop, è sicuramente uno dei personaggi top da farmare questo, perché ha tag Worst Regeneration, Zone, Attacker, New World, cioè ha un botto di tag. E forse anche, no, Captain non credo, non mi ricordo, però ha tutti questi tag. È un top supporter per una panchina blu, quindi quando uscirà nello shop dopo 2 settimane, lui, ecco, io tipo darò la priorità a lui da farmare, perché sicuramente ha degli ottimi tag. Però ripeto, non è il periodo giusto per pullare se, come me, aspettate la vera roba grossa. Comunque, andiamo a dare un'occhiata a questo personaggio. Allora, Capitano Drake. 9202 di HP, attacco 2292, difesa 2165, va bene, ci sta. Skill 1, Excalibur, ci sta. Attacco a lungo raggio. Ok, attacco a lungo raggio caricato, ok, quindi in tutta si carica, charge caricamento, quindi in teoria si carica. Annullo lo stagger per un certo periodo di tempo, acquisisce un attack debuff effect a livello 5. Skill attack 754, riduzione attacco del 20%. Effect time 20 secondi, cooldown 31 secondi. Skill 2. Attacco a medio raggio con attack multipli, effetto knockback. Damage dealt, ok, che annulla le difese. Disregard, in teoria annulla proprio le difese nemiche, le stats della difesa nemica, annulla lo stagger per un certo periodo di tempo. Skill attack 128, ignora la difesa, ok, perfetto. Knockback effect, cooldown 42 secondi. Tratti. Quando i tuoi HP sono maggiori del 50%, appari come membro nemico nella minimappa, che questa cosa però è inutilizzabile, cioè non è possibile per i primi 10 secondi della partita. Però questa cosa è tanta roba, ci sta, perché chiaramente lui cambia sponda dal pirati a 100 bestie e passa al ciunda, quindi non ho voluto riportare questa caratteristica del personaggio, ci sta. Con attacchi un nemico che è Animal Kingdom Pirates, incrementi l'attacco del 5% fino ad arrivare al 50%, ma si resetterà una volta che arriva e recuperi HP del 3%. Quando sei attaccato da un nemico che è Animal Kingdom Pirates, riduci i danni del 30%, riduci il cooldown della skill 2 del 5%. Allora, vedi, questa qua è già una pecca, tra virgolette, perché chiaramente questi tratti funzionano quando ti affacci a PG che appunto sono dei pirati di Kaido, però dei pirati di Kaido in meta ci sono Kaido, Extreme e Jack. Queen ogni tanto ricapita in Liga, almeno mi capita di vederlo, però sono questi tre in croce i pirati delle 100 bestie, quindi vedi qua già perdo un po' perché è limitato a questa categoria, però vabbè, chiaramente sono personaggi farmabili, quindi vogliono fare variazioni specifiche in base al contesto in cui sono usciti questi personaggi, quindi ci può stare, ci può stare, però chiaramente non è nulla di eclatante. Quando sei nell'area del tuo nemico, nell'area del tesoro nemico, incrementi il damage deal del 30%. Quando i tuoi alleati non sono vicini all'area del tesoro nemico, annulli lo stagger e il knockback e il boost, il cooldown della skill 1 del 50%. Quando sei downed, recuperi HP del 15%. Dopo aver ricevuto danni da un nemico con il 50% dei tuoi massimi HP, riduci il danno del 30%. Boost Threat incrementa Critical Damage del 20%. Vabbè, ragazzi, parliamo di un personaggio farmabile alla fine. Ripeto, vale di più come supporter.
Supporter per via dei tag che si porta, dato che è uno zone, è attaccante e poi è anche del nuovo mondo e c'ha anche il tag Worst Generation. Quindi questo è il grande punto forte del personaggio. Poi se vi piace usarlo in partite robe così, chiaramente farete un po' di fatica perché non è il top PG della vita, essendo un farmabile. Però ripeto, essendoci tutta la grossa roba che dovrà uscire a seguire, chiaramente il banner alla schippa. Io personalmente, appunto, me lo farmerò quando uscirà disponibile, non lo so, piano piano, sì, piano piano, però niente. Detto ciò, ragazzi, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Commentatemi qui sotto nei commenti, scrivetemi pure cosa ne pensate voi di questo personaggio. E niente, ragazzuoli, noi ci vediamo con il prossimo video. Hasta la vista.